Sergio, quanti ti film hai fatto? Io leggo 13 come regista, che forse sono un po' di più. Sono meno che ne ho fatti? No, sono più quelli che hai fatto. E non ho filmato. Esatto. Boh, guarda, adesso non... Qualcosa si potrà dire, no? Ormai No. I morti vanno rispettati. Io sono arrivato a 32. Oh, mi moglie non me l'avevo mai portato dietro. Che mannaggia e allora, la voce della verità, io ho paura a parlare perché è capace che mi fa fare le grigie più grosse della mia vita, perché io magari me ne scordo pure, ci provo, perché sai, nella vita ogni tanto uno c'ha un filo dietro. Ma sono 13 o sono 32? No, quello che ci ha detto lei sono 32. Ah beh, certo. No, ma poi ho fatto un sacco di aiuto. Io per esempio... Aiuto hai fatto molto? Beh, insomma, ho fatto aiuto, però all'epoca nostra io non prendevo tanto più che la mia pensione è bassa perché non c'avevo la busta paga, non c'erano i contributi. Io mi sono trovato come un cretino con una pensione da comparsa proprio, veramente. Vabbè, pazienza. I soldi all'epoca qualche volta non li ho nemmeno presi. Per esempio, quelli che non ho preso sono quelli di film dove io ero terzo, quarto, quinto aiuto regista, se si può chiamare aiuto regista, uno che sta lì a comprare sigaretta, regista, facevo l'aiuto regista sul set, con un produttore, era Piccoletto Cicciottello, che mi aveva rifilato non so quante cambiali da 50.000 lire, no, il tutte volte il film del primo Zeglio, aia, quale? Giroveffa di Brabante, più bello. Nerone e Messalina è bello, no. Bel film con Ivonne Sanzo, Gino Cervi, e lì ha debuttato io mi piaceva un sacco proprio, veramente. Le donne mi sono sempre piaciute come artiste, le ho sempre guardate, non perché c'è mia moglie qua, ma veramente ho sempre avuto un rapporto molto professionale con tutte le attrici, le donne che ho conosciuto sullo spettacolo. E c'era cosa, quella ha debuttato, come si chiama, bravissima, la bionda che sta sempre in Francia, non lavora più in Italia da anni, l'attrice. No. Italiana? No, ha debuttato nella parte di Vicchera, Livia, la cristiana Anna Maria Ferrero. Ha fatto pure uno special 3-4 mesi fa, un'attrice italiana che vive in Francia, bionda, che vive sempre con la bandana. La Cortese, Valentina Cortese. Chi è stata? Bionda, ma bionda? Non si è mai capito, però. Voi siete proprio i testimoni di Gino. Quanti film hai fatto come aiuto? Te lo ricordi? Guarda, no, non me lo ricordo, però io ho lavorato. No, io ho lavorato con Zeglio. Con Zeglio. Poi ho lavorato con Zampa, il primo film che ha fatto, quello con Kitz Miller. Però non ho lavorato sul set con Zampa. Con Zampa ho lavorato alla Lux Film come aiuto, come al montaggio. Vedi. Ho collaborato con lui, però di Dio, io piavo le pizze, portavo avanti all'altro e comunque. Comunque, io credo di essere stato l'unico che ha assistito al debutto di Zampa, perché era il primo film che faceva. Poi è il primo film del maestro di musica. Nino Rota. Vivere in pace era male. Vivere in pace. Con Kitz Miller e compagnia. Treno popolare, comunque. No, il primo film che ha fatto, per me Nino Rota l'ha fatto con Zampa su Vivere in pace. Eri al montaggio? Però. Io ero aiuto di Zampa. Sì. Quello che lui mi diceva di fare, io facevo meno alcune cose. Allora lui mi dice, per esempio con Nino Rota mi disse: guarda che il maestro non vuole nessuno, lui e io. Vabbè, io mi metto seduto all'angolito, che io ero affamato di vedere, di sentire, di capire, come se no tutte queste cose qua fanno parte del nostro magnifico lavoro. Dico, entro all'angolito, dico, se poi lui mi fa, io me ne vado. Allora ho preso tutto. Sito proprio chierigale, proprio se ho entrato in saletta via la Lux Film, via Bo,
e venne giù, beh, allora Zampa, maestro, il mio aiuto, gentilissimo, io non ho idea, gentiluomo, sì, pochi. E così ho assistito a tutta la creazione della musica del film, insomma, praticamente ho fatto quel periodo lì. Poi sono rimasto, perché lì avevo la chance di rimanere con Zampa, se no che c'è stato Franciolini che mi disse, dice, guarda, io devo fare il film in America, vieni con me. Stavo lì alla Luce Film, lo stavo preparando, e non mi ricordo, non mi fosse domande. E l'hai fatto? No, perché è morto. Io ho lasciato Zampa per andare con Franciolini, è morto proprio figlio, e io ho perso la parte, ho perso la latte, con grande dolore, perché due film. Mi siamo il 58. Il 58, sì. 57. Poi ho lavorato molto, perché io ho lasciato un po' il cinema, perché a seguito di tutte quelle cambiali lì che c'erano, dato che io nel 54, 52 avevo conosciuto la mia futura moglie, e ho dovuto fare un calcolo terra terra, no? O cambiali da 50 che non vengono pagati, oppure vado a fare un lavoro vero dove mi pagano. Per seguire il sogno, che poi è diventato realtà, ma è stata la mia fortuna, più del cinema per me, io ho lasciato perdere il cinema per qualche anno e sono andato là. A un certo momento mi sono reso conto che la mia vena era quella. Era quella. Allora ho chiesto a lei, mio padre e mia madre, che era una famiglia molto unita. Volete sentire queste cose private, sì, o poi ci no, allora, la cosa... allora ho fatto la riunione di famiglia la sera, ho detto, ragazzi, io adesso io guadagnavo 1,2 milioni, 1,5 milioni, no, quindi quanto era all'epoca, mi ricordo, 52. Insomma, calcolate che guadagnavo su 1,5 milioni, 2 milioni al mese, una cosa del genere, e c'ho papà, mamma, mia moglie, un figlio. È una figlia che arrivava proprio, è nata proprio il giorno che ho preso questa decisione, che io l'ho presa perché la mattina, lei la sera ha avuto la figlia, io la mattina mi stavo facendo la barba nel bagno, mi sono guardato, dico, mamma, mia moglie, maschio, una femmina, ma che ci faccio con 1,500? 1,5 milioni al mese, dico, fammo la fame. Allora ho fatto la riunione di famiglia e ho detto, ragazzi, sentite, io qua ci devo provare. Ecco perché ho detto, ogni tanto bisogna provarci nella vita. Ci devo provare. Io avevo 2 milioni, sono andato a Via Marche, ho trovato un appartamento in affitto, ho creato la Garfilm, ho trovato tramite mio fratello, mi ha presentato Giuseppe Vari e due ragazze, moglie e marito, che non mi ricordo il nome, ma erano stupendi, perché è ispettore di produzione, che è mio figlio quasi. E ho scritto una storia e siamo andati a trovare un distributore, il quale io parlo, insomma, abbastanza a fascino, non è che non lo so, è compagnia bella. Questo va a sentire la storia, glielo raccontare, e dice, vabbè, quanto volete. Ci ha messo in condizioni di fare il film. E da lì sono partito come produttore, quello era, sceneggiatore. Quello era giurato, però. Chi? Il primo film. Il primo film è Se vuoi vivere spara, no? Ah, Se vuoi vivere. Vedi che mi confondi sempre. Giuseppe Vari. Però scusami, tra il che sarà il 65, no? 65. Oh, 67, diciamo 67. E per 5 anni non avevi fatto niente? No. No, 5 anni non ho fatto niente. E quanto tempo hai fatto assistente? Perché ma ti sto dicendo che devo le mezzaline. Sarà il 54, scusate. No, no, ma chi stava a scherzare? Ma cioè, 51, sarà del 49, 50, una cosa del genere. Prima. Quindi ne hai fatti io fino al 53. Sì, ma non me li ricordo, io conoscevo quasi tu, ma non me li ricordo. Ma ho lavorato con Mastro 5, ho lavorato con Totò, ho lavorato con un sacco di... Ma sai, ma dovete rientrare nel... Adesso siamo molto più americanizzati, diciamo, no? Siamo più... All'epoca eravamo napoletani. Ah, io per esempio, ecco, vedi. Volevo sapere prima. Tu insisti, io mi ricordo. Insisto, ah, io perché...
ragazzi, io ho 90 anni, mica ce n'ho uno, famosi a capire, tutti i giorni sono tutti belli, freschi, capito? Io sono, lo sappiamo noi come siamo, Marietta nostra, ringraziamo Dio che, sia, che, vabbè, che ci siamo. Comunque, io devo fare un grande, ma un grosso, io ho avuto un maestro eccezionale, il quale mi ha insegnato 2000 cose che io poi le ho assimilate ed è me l'hai tirate fuori tu a te, che si chiama? No, lo conosci, il nome se te lo dico forse te lo ricordi, ma non è non credo che sia nelle enciclopedie. Che fratello c'aveva la tabaccheria lì vicino al ristorante nostro. Insomma, lui faceva i film come Amato. Andavamo a Napoli. Amoroso, chi era? No, Amoroso dopo. Nanderini. No, Nanderini, tutta roba dopo. Questa era proprio la fanteria, come la posso chiamare? Era proprio... Lui, facevamo giro d'Italia a raccogliere le cambiali. Cominciamo a ragionare. Noi facciamo il giro d'Italia e i vari distributori italiani, regionali, dalla Sicilia a Piemonte, tutto e con Perbella, 2 milioni 4, 1 milione là, 1 milione e mezzo qua, tutte cambialette e con Perbella. Poi veniamo a Roma, andavamo a Piazza della Indipendenza. E lì stanno Monte di Pietà, là dove vai, dice un bonai, dove sono vai. Troppo giovane, no. E lì c'erano tutti, insomma, gran parte dei gioielli, gli altri erano tutti bravi persone, ma ce n'erano alcuni, insomma, gli davo 40 milioni di cambiali e me ne davano 28, e te cambiavi in soldi veri. Questa è una storia fantastica. Poi andavamo a Napoli e facevamo le sceneggiate napoletane. Chi era questo? Scusate? Mannaggia. No, Fizzarotti. Con B, comincia con B. Vabbè, ho sentito il nome? Bragaglia. No, questi sono conosciuti, dai ragazzi. Lui era produttore, regista, scrittore, operatore, faceva tutto. E abbiamo fatto 6-7 film, la roba che giravamo in una settimana, proprio, forse io sono molto bravo, faccio i film, 2 film in 5 settimane. Beh, mi viene, sai, questo ormai nel cervello c'è, perciò. No. Siamo troppo giovani. Vero, Zappa? Con questo io ho fatto 3 anni di lavoro. Qualche titolo ricordi, tipo Tuppe io mi ricordo, ma voi parlate di cose più recenti, io parlo di roba che sta prima del 52-63. Capito? Proprio all'albori, diciamo, proprio gli uomini dei caverni, insomma. Poi ho lavorato molto come montatore, io ho lavorato giù alla Titanos, giù a Piazza a Via Flaminia, come si chiama? Piazza del Popolo, dietro, ma era la Titanos. A Fono Roma, c'era la Fono Roma, io lavoravo su come aiuto montatore, attaccavo su con le piccette, insieme a chi lavora, perché... allora queste cose tu me le devi chiedere, io me lo farò lavaggio in cervello, perché chi se le ricorda più, sono passati 5-60 anni. Vabbè, insomma, tutte donne, erano tutte donne, perché le montatrici all'epoca erano tutte donne, stavano tutte in terrazza sopra la Fono Roma con le macchinette a montare, bella. Una aiuto regista che io per me gli volevo bene nell'anima, perché fu quella che quando io andai a venni a sapere che il film è quello delle Zampa, era quello di io ho partecipato, no, era un altro film, non me lo ricordo. Lei faceva l'aiuto, la quarta o terza o quarta aiuto regista, e poi c'erano dei grossi aiuti registi che sono diventati quei registi abbastanza famosi qua. Marco, ce l'ho il regista con la B, Mario Bonnard.
No. Mario Bonnardi. Un grosso Bonnardi. Giacomo Gentilomo. No, Barbie. Di Gianni, Enzo Di Gianni. No, mi è precedente. Borraccetti, Renato Borraccetti. Mamma mia, che capirai, ma che non lo volevo dire perché lo dovevi dire, questa parata non lo volevo dire, sembrava troppo, però troppo. Beh, ha fatto pochi, non è che ha fatto moltissimi sì, film, con i soldi che ha imparato tutto da Borraccetti. La parte produttiva. Ah, vedi, questa la parte produttiva e distributiva, lui era proprio il mio tecnico, non lo dico, ma i tedeschi la chiamano differentemente. Insomma, te... Ossia, mi ha impostato mentalmente quello che era la ricerca della la distribuzione, i soldi, cambiare i soldi, io ero amico... Ma tu calcola che io riuscivo, quando ho fatto il produttore, a cambiare i cambiali che mi davano a me, tu di quanto si pagava? Che ne so io? Beh, non hai un'idea, siamo del mondo, quanto paghi per dare i cambiali a 8 mesi? La cifra? Perché i cambiali erano a 4, 8 e 12 mesi, naturalmente le 4 ad operare per pagare subito le cose più veloci, no? Stabilimenti, la pellicola, la truppe, magari Giuseppe là, quello che, come si chiamava, quello che c'era la gente, c'era testi, pure Perrone era mio fratello. Ma scusami. E diciamo, erano tutti i miei fratelli. Ho capito. Io ero un collante, diciamo. Ma spiegami com'è che tu mettevi in piedi un film? Perché in questo Sergio penso sia il massimo in Italia, credo. Ma io sono in incognito, perché se no vengono tutti a domandarmi a me, ma come famo noi a spendere qui oggi con 1,5 miliardi fanno film che io faccio con 600 milioni, ma 500, ma che ne so, ma pure 4,50. No, prima mi dimentico, volevo dire un aneddoto, perché poi mi ricordo come mi ha fatto vedere la colomba non deve volare. Sì, sono arrivati amici miei, ecco lì ho due miei futuri, forse se gliela famo. Proseguitore. Io quando ho girato La colomba non deve volare in Egitto negli anni 70, no? Io ho perduto uno scoop e me ne sono accorto adesso, guarda, dopo 50 anni, perché noi siamo stati bombardati e mitragliati dagli israeliani. Perché? Perché io ero in mezzo al deserto, va bene, con un'autocolonna di camion tutti blè, pieni di bidoni del petrolio, no? Con tre aerei ricostruiti, tre S-79 erano i trimotori con i fasci sopra, i bombardieri italiani, cose come bella, come se fosse un campo d'atterraggio, perché la storia era quella, poi forse la vedrete, se la farete a vedere, e compagnia bella. Questi atterrano lì per una certa operazione. Oh, quando c'è stato l'allarme, che qui è tutta la storia, potremmo fare domani mattina, ve la risparmio, se no non vedremo più il film. C'è stata la guerra fra l'Egitto e Israele. Io dovevo girare questa scena, che la vedrete. Stavo vedendo un'altra battuta, ve la risparmio. Avevo cercato un posto in mezzo al deserto, ma con una piccola connotazione, in maniera di poter lavorare con la macchina da presa. Io amo la macchina da presa perché è tutto per me, terzo occhio, paghiamoci proprio. E il direttore di produzione, io la mattina mi alzavo alle 4, mi mettevo fuori giù a vedere tutti che partivano, che facevano i camion, perché lì quando ti servono 10 macchinisti ne devi via 40, perché ogni 2 ore ne muovono 10, perché con i figli non mangiano, non bevono, una sciscia dalla mattina alla sera, 40, con gli ultimi 4-5 riuscivo ad arrivare alle 4-5 di sera, e questo è bello. Però devi stare lì. Il direttore di produzione italiano, quello egiziano, insomma, devi essere te, se non sei te il film non lo fai. Parlo sempre produttivamente, non artisticamente, perché artisticamente è una fatica quando finisci di fare tutta la cosa produttiva. Comunque, a un certo momento
partono tutti la mattina, il giorno prima hanno fatto le ricerche dei posti e comprare, qui la mattina partono per i camion per andare giù per preparare questo set dell'atterraggio di questi aerei. Alla fine io sono partito tutti quanti, parto io, tanto la gente sapeva quello che doveva fare, arrivo sul, erano 30 km, 20 km dall'albergo, dal Cairo, a 10 km dal Cairo trovo tutta la truppa ferma. Beh, che stai a fare qua? E viene il direttore di produzione, dice, beh, il posto sta qua, e questo è... Dico, scusa, sa, ma noi ieri siamo andati in giro, qual eravamo cercato di posto? Era questo. Dice, no, ma quello era più giù, erano altri 10-15 km. Dico, ma scusa, ma paghi te? Dice, no, che c'entra? No, dico, paghi te? No, e allora adesso vai a rimontare tutti in macchina, tutti, parti, vai avanti 15 km e fai mettere la gente a disporre il set come l'avevamo deciso ieri. Ah, ma no, dottor Mescari, guarda, senti, non ti dico che quando hai finito qui la macchina torni in albergo e fai le valigie e te ne vai a Roma, perché io pure sono padre di famiglia, però se io ti dico sono il regista, se io ti dico famo qua, tu lo fai qua. Poraccio questa. Allora, che succede? Perché lì c'era, dove ho scelto io, c'era un, lo dico perché è funzionale al racconto, c'era un, avevo trovato un canalone enorme, bellissimo, che poteva essere di due quinte, no? Perché c'erano due lune lunghe e stretto, c'era questo canalone, sembrava proprio fatto apposta come una pista. A metà di questo canalone c'era un monolite così, in mezzo, noi eravamo così, no? C'era questo monolite enorme, solo, unico in mezzo a sto deserto. Dico, per te, ragazzi, scena, controscena, quinte, c'ho tutto, insomma, posso muovere la mano, sembra che chissà quante ce ne sono in giro di roba. Infatti molte critiche hanno parlato bene di come lavoro con la macchina. C'è un motivo, modestamente. Allora abbiamo montato di tutto il set, tutto il set, a un certo momento arrivano aerei, porca però, che hanno fatto questo. E stavo con Riccardo, c'era la Coscina e c'era Oz Bugles. Ma questi ritornano. E che fanno? Stavo in campana. Perché era un campo d'atterraggio, erano aeroplani, capito? Questi si volano, passano gli aeroplani, quando tornano, se gli rimasta una pillola ce la mandano. E così è stato. Quando sono arrivati loro, per nostra fortuna sono arrivati veloci, no? Alti, sono arrivati questi tre MIG che erano come sai, i russi, insomma, sono arrivati veloci, sono parlati, smonta tutti, mo dico questi ritornano di qua, tutti dietro al monolite. Allora, la Coscina che piangeva non sapeva quello che doveva fare, e Riccardo che aveva la schiaffi, buono non te muovi, stai buono con me. Oz Bugles che correva lungo la duna come un matto, via Oz, te posso, vieni qua, ma che stai a fare? Non ve parlo dell'arabi, poi sì, una paura, se la facevo. Allora a calci dal lato B, a farli camminare per spostarli dentro il monolite. Questi sono arrivati, hanno sparato con la mitragliatrice, non ti dico quello che è successo. No. Hanno sparato con la mitragliatrice e sono passati. Allora adesso via la frusta e risposta tutti quanti da questa parte del monolite. Io sono stato. Io ho perso due scoop, due enormi, perché io poi sono andato dal console. L'ambasciatore italiano invitato a cena, le autorità mi hanno dato che non ho usufruito perché non c'avevo il tempo, c'avevo la produzione da fare, perché avevo il passaporto libero per andare a giù in fondo dove stanno, hanno fatto un lago, come si chiama lì che c'è stato? Aswan. Avevo il passaporto, potevo entrare dentro le piramidi. Non ha visto nessuno, io c'avevo il passaporto, andavo giù, c'avevo la scorta, mi portavano giù, erano mie, potevo entrare dentro, potevo fare quello che volevo, ma hanno scritto pure sul giornale copere. E io non ho pensato, che poi con Mario Brigni eravamo proprio fratelli, di telefonare e dico, fai il giornale, fai le scoop, no? Perché era pubblicità. Perché poi si è insomma, io alla fine sono riuscito a portarli a casa, a mandare via le macchine una ogni mezz'ora perché c'avevo paura che ritornassero, se le macchine stavano a fila mi becca tutti. Te dico, guarda, è stata
però Riccardo e io siamo stati veramente all'altezza. Lì potevo fare uno scoop favoloso, perché vedevo sui giornali, perché quando è uscito La colomba non deve volare, 20 giorni di sciopero dei giornali. Ma come è uscito il film? Tu non mi hai detto niente, dice, non c'era scritto sul giornale, penso il giornale non è uscito, che voi leggi, al Supercinema esce un film al Supercinema della PAC e mi hanno ammazzato, e io lo posso dire tranquillamente, pure se non c'è stato più nessuno dei due, Brigni e Compagnia Bella, mi dispiace tanto, perché veramente sono stati molto molto corretti con me, molto corretti, però si sono trovati in condizioni che dovevano fare quel maledetto film dei sordi, il presidente Borgonno, ma chi ve lo fa fare? Ma chi ve lo fa fare? Gli dissi, li vorrei salvare solamente perché ci stanno i film dei Garrone, i film altri due, ossia quei filmetti che tu fai un film da un miliardo, però ne devi fare 10 da 200 milioni, perché giusto? Se no ce n'è un altro che è fallito, quello che perché è fallito Bregni su no no sì, no. Sì, sì, è fallito, diciamo, è fallito, sì, nelle sue intenzioni, non è fallito perché era forte, sì, e perché per fortuna sua vicino ci ha avuto persone che hanno contribuito a salvare, perché se lui col film Django, film a Roma, il film La lunga fila di croce ha incassato qualche milioncino, insomma, no? Film che io ho finito senza piana lira, poi, perché la film, per esempio, La lunga fila di croci, tanto registrate, poi così no, vado, vabbè, così vado in galera, poi no. La lunga fila di croci, il film si è interrotto perché i produttori non c'erano più una lira, come al solito, quindi Garrone andava in giro per la Magliana alle altre produzioni a rimediare la scatola di pellicola, a pagarla, mi dai una scatola di pellicola, ci sono gli operatori che lo possono confermare. Per finire sto film io ho fatto delle scene, ho fatto una scena che quando il coproduttore spagnolo dice, ammazza, ma questa dove l'hai girata? Un sacco di gente. Io c'avevo 8 di quei ragazzi, come si chiama, la Cianfriglia, sì, c'avevo 8 di quei ragazzi di La Diecina, i quali hanno fatto 10 messicani, 10 soldati del nord, 10 soldati del sud, hanno completato l'accampamento, hanno fatto la battaglia in nord contro il sud e Compagnia Bella. Quando alla fine diciamo, io c'avevo 10 ragazzi che non ho pagato, hanno lavorato perché c'era Garrone Sergio che ha detto, voi lavorate, i soldi arrivano, non vi preoccupate, perché sono sempre Garrone, mantiene sempre la sua parola, tanto è vero che non mi corre dietro nessuno ancora. E a che punto eravamo fermati? Siamo fermati su Bregni, sul fallimento di Bregni non è fallito, ma ha corso un grosso rischio. Però il proprio figlio, che ha dovuto fare per pagare i soldi, che poi erano i soldi, 500 milioni, certo. 500 milioni veri, più il 50% del film, più questo e quello e quell'altro, poraccio, è morto, beh, pace all'anima sua. Vedi che così stanno a mangiare i soldi, si ammazzano fra loro, i soldi guarda sono. Servono male. E quindi? E per pagare. Per pagare lui ha svenduto la PAC. La colomba l'ha svenduta. Ah. Perché doveva consegnare la colomba in tempo. Allora io, mio fratello e Bianchini, Paolo Bianchini, il montatore, siamo stati giù a via dove stavano gli attori, là per Piazza del Popolo, a via a Stradina di fianco, come si chiama quella stradina, là dove hanno tutti i pittori, c'hanno gli studi, via di Ripetta, no, a fianco a via del che è via del Babuino, a fianco a via Marguta, via Marguta che c'era la di Dano, Bellini ci abitava. No, sì, no, io c'era uno studio di montaggio, c'era. Sì, noi siamo stati chiusi 2 settimane, io e Bianchini dormivamo sulla pellicola, non per scherzo, dormiamo proprio sui sacchi di pellicola. Abbiamo fatto 2 settimane sempre dentro lì per montare, io montavo i film, montavo le pizze, così a occhio,
non è che tu metti tutto in fila, i numeri, dei segni, poi c'è la... Me dai la sceneggiatura, me dai la sceneggiatura. Di lavorazione, copione di lavorazione, io mi mettevo là, allora che numero è? E cominciavo la prima pizza e la mandavo a mio fratello che stava su a via dei Villini a doppiare. Ma tuo fratello faceva anche Riccardo, il direttore di doppiaggio? Che ti ha fatto per questo? Riccardo non c'ha voglia di pancavolo, voleva fare tutto, voleva fare direttore, voleva fare l'amministratore, ha fatto delle cose che non doveva fare. Quelle che doveva fare non l'ha fatta, però mio fratello l'ho perdonato sempre, e coperto. Ma ti dava sempre una mano però. Cioè, mio fratello, se no lo cacciavo. E allora che cosa è successo? Che il film ha subito, io sono, in questo non sono un professionista serio, sono un amico, sono romano, il mio difetto è essere romano. E aiuto gli amici, dato che i Brigni con me sono stati sempre amici, io a porta aperta, quello che chiedevo mi davano, non c'erano problemi. Meno una volta che raccontavo il film, quella dei cavalli, la così, la lunga fila di croce. Sì. Si era fermato il film che non si faceva più, era Simonetti. E l'architetto, oddio, cosa? Ecco, piccoletto, che è morto. Sì, lo so. Il fascistone, giusto? Sempre con la camicia nera. Simonetti. Vabbè, non c'è il nome pure dell'architetto. Come si chiamava? Sì, te lo ricordi? C'era Mariangelo. Sì, l'amico di Mariangelo, sì. Vabbè, insomma, e compagnia bella, sono falliti, allora sono andati da Brigni e hanno detto, tu ci hai dato il noleggio, però noi non possiamo finire. Dice, come si può fare? Come si può fare? Brigni ha avuto una bella idea, dice, Garone, chiamavo il regista. Dice, tu Garone, che fai? Dico, che faccio? Mi dica lei. Dico, tu te la senti di finirlo il film? Ti credo, sì, sicuramente. Dice, allora senti, se tu mi fai un piano di lavorazione, un costo preventivo di lavorazione e io lo faccio. Io ho fatto il piano di lavorazione, ho fatto il preventivo, tutto quello che serviva, dalla A alla Z, dal primo giorno all'ultimo, fino alla copia campione, fino al copiabile. Dice, allora adesso andiamo dal notaio, dall'avvocato, quello del cinema, quello bravissimo, uno di me, che stava lì a via Ludovisi. Mi firmi 50 milioni di cambiali, 50 milioni di cambiali, e io ti do 50 milioni di cambiali nelle rate che tu hai scritto sul piano di finanziario. Così è stato finito il film. Ora io questo la racconto perché sul piano finanziario mi sono dimenticato il nome del regista. Ossia ci ho messo tutti quelli che dovevano avere i soldi, tranne te. Regista ero io, non mi ci sono messo, perché non lo sapevo, se era l'altro forse ce l'avrei messo, ma io me lo sono dimenticato, non me l'ha dati. Perché quando io lo sono andato a dire, io per me ci ha messo là, no, io 50 l'ho dato, 50 sta un tipo di piano, però me l'ha fatti malati, e poi c'avevo la porta aperta. Sì, vabbè, quello. Vabbè. Poi nella vita ritornano. Senti, ti piaceva più fare i film western? Allora, film guerra, allora diciamo, cominciamo dall'inizio della storia. Non porto mai l'orologio. Che vogliono vedere il film, mi sa. Vabbè, dopo, quarto d'ora, dai. Casomai ve lo racconto. Quanto dura il film? Parecchio, un'oretta e buona. Vabbè, racconto questo e sarà. Nasce così la coppia Garone Riccardo e Garone Sergio nello spettacolo, diciamo, perché fin da piccoli, da 5-6 anni, noi eravamo a 8 anni, cantavamo nel coro delle voci bianche del Teatro dell'Opera, perché quelli che mangiavano, lavoravano al Teatro dell'Opera, venivano a mangiare da noi. E dato che eravamo due baritoni, già da ragazzini, diciamo, belle voci impostate, ci hanno portato sul Teatro dell'Opera, andavamo a cantare le voci bianche di Butterfly, coro di... a Ostia, al Teatro dell'Opera, con Piambea. E poi con tutte queste riviste, io a via
a Piazza Colonna, via del Corso, dove si radunavano tutti quanti gli attori del varietà, io ero di casa, io li ho conosciuti tutti, amico, mi portavano con loro, le ragazze, poi erano ragazzi, loro si fidavano, capito? Erano quasi un jolly. E tuo padre aveva il ristorante? Mia nonna. A tua nonna? Il ristorante era di mia nonna, di mio zio, di mia madre di conseguenza. E tuo padre anche? E di mio padre, ovvio, perché si è sposato la mamma. Lì ho conosciuto tutti. E beh, si parlava sempre di teatro, si parlava di cinema, quando io poi sono cresciuto, avevo una certa età, ma mica tanto tardi, anche preso. Sì. Noi stasera, la sera, stavamo così, chiudevano le serande e rimanevamo, perché era tutta gente poi che non aveva famiglia. Certo. Allora trovare una famiglia, la sera se davanti a un bicchiere di vino ti raccontavano questo, ti raccontavano. Io Adami, i due fratelli Adami, io ho scritto quello della banana dei sordi, l'abbiamo scritto con l'attore, sì, come bravo, si chiama, che poi ha fatto Alfredo una parte. Adami. Alfredo, bravo, grazie Alfredo. Noi l'avevamo già scritta da qualche anno, perché io facevo parte di Adami, insomma, come agente, perché ho fatto pure il direttore di produzione, ho scritto pure per Ciccio. Qualche Ciccio? Quale ho scritto? No, hai fatto... L'esorcicio, io lo stavo lì. E l'hai girato un po', no? E come no? Io stavo sul set, qui sul set, sua... come si chiama? Presa in pan vicino sulla puntita, Mentana. L'hai girato un po' anche. No, ma ci stavo sul set, io ho girato quasi tutto, no? Un po'. Ah, ecco. No, mi hanno allontanato. Allora, il signor Ciccio, la verità, sì, io dico sempre la verità. Pure se amara. Perché non è stata. Me l'hanno detto diverse volte. Io, a parte la questione, diciamo, letteraria, no? La cosa sublime, metafisica, la parte pratica, chi fa regista deve essere uno che ha le palle, scusate l'espressione, perché io parlo di un regista, infatti i grossi registi, se non sanno fare le cose, se non sanno fare l'operatore, se non sanno fare il montatore, io non ho mai la mia scena, non ho, come dire, come gli operatori, la gente leggeva la sceneggiatura, non aveva bisogno di estrapolarla, di sapere come doveva. C'era scritto il film, esatto, dalla prima all'ultima inquadratura. Il montatore con me, Bianchini, mi volevano bene là, perché Franco, tutti quelli che hanno lavorato con me, avevano poco margine. Ecco, lì forse non è che erano tanto contenti. Eri prepotente? No, era fatta, non c'era bisogno di inventarsi niente, perché c'era il primo piano, c'era il dettaglio, c'era. Ma poi io lavoravo, adesso non mi ricordo esattamente, ma se uno normalmente usava 10.000 metri di pellicola, io con 6.000 metri lo facevo. E c'era anche in fretta poi, certo. Non ne parliamo. Poi, mi dispiace. Due alla volta, spesso, allora, no? Mancori mi pare che è venuto a mancare da poco, sì, no? Mi dispiace. Con Mancori io una volta dovevo fare due giorni di dentro un teatro di posa alla Helios per una scena di un film che poi lo vedremo, mi pare che è quello Western, quello Western, e se vuoi dire sparo, secondo quello che dove giocano a carte e copia. Allora la scena del salone dove giocano a carte io l'avevo diciamo preventivata sul piano di lavorazione per due giornate di lavoro, non so se tu te la ricordi, due giornate di lavoro, non so quanti inquadrature erano, cioè, alla fine erano 114 inquadrature. E allora vado da, dice no, non ce l'ho pronto, come faccio? Non manco il fratello, mi dico, Memmo, il proprietario Alvaro è il proprietario. Alvaro, io ho fatto i film su Alvaro, io ho dovuto finire i film a Alvaro perché la gente se l'era andata. Bastardo famoso ammadato. Mi chiama Sergio, ma come notte, perché pure Brigni, perché Brigni mi ha fatto finire il film di Coso. Quale? Quello non c'è segnato nella, come si dice, nella tua filmografia. Quello, l'unico western che ha fatto, il primo.
Django sfida Sartana, Django sfida Scritieri, Scritieri, quello, mica ha finito lui. Ha girato un pochetto, poi se n'è andato. Da buon napoletano, figlio della mignota, eccetera. In Cile, registri pure, che tanto è. Me ne ricordavo. Allora dicevi... E allora Brigni mi disse, senti, già che ci stai, mo finisci il tuo film. Io il film lo firma io, perché l'ho fatto io con quello spagnolo. Chi c'era? Cos'è Torres? Vedi? Giorgio Harrison e Tony Kendall. E Tony Kendall. Bravo, Tony Kendall ce l'ho avuto sul film Ciccio, ah, ecco, no, perché a un certo per tre carogne, sì. Quello, Ciccio un giorno mi chiama e mi dice a te, dice, mi dispiace, senti, ti voglio tanto bene, dice, ma si può fare. Sai perché? Perché io sono, se tu a me mi dai un incarico economico, tu mi dici io ho questo budget, ah sì, tu amministramelo, io secondo te che devo fare? Come buon padre di famiglia. Certo, certo. Allora se tu vieni da me e mi dici, allora dottor, ecco, io gli ho portato il preventivo per il gruppo elettrogeno. Ah, va bene. E quanto? 70 giorni e compagnia bella. Sì, dove? Come dove? Sì, dove? Quale? Voi? Fammi capire! Tu a me mi devi dire quanto vuoi l'ora! Un minimo, un fisso, d'accordo, perché tu ti sposti, vieni qua, vuoi 20.000 e te do 20.000. Poi quanto vuoi ogni ora che il gruppo lavora? Beh, almeno mi dai 10 sacchi tutta la giornata, perché la nafta cos'è? Un'ora mi consuma un gruppo elettronico, ossia con me non si passava, praticamente. Dice, ma dottore, dopo, senti, quanto mi vuoi fare? 3% mi dai? Sì, ecco, fammi la cortesia allora. Su questo preventivo togli il 3% e portalo a Ciccio. Glielo fai a lui lo sconto, non a me. Perché a me Ciccio mi paga, che me frega a me di via 3% da te. E per questo io non ho fatto il direttore di produzione a Brigni. Perché Brigni... No, ho fatto il direttore di produzione fisso. Lui mi ha detto alla fine dei 3-4 anni che stavamo insieme con Pea Bella, quando io gli ho detto famo un altro film, e lui mi fece la proposta e dice vuoi venire da me? Io gli dissi sì, quanto mi dai? 1 milione. Tu mi dai 3 milioni e io vengo a far dietro. Te li ha dati, no? Lui mi ha detto ma 3 milioni sono tanti, allora fatti i fregatenato. non che gliel'abbiano fregati poi, perché io non ho assistito a niente, però sapendo com'è il gioco da quelle parti, io voglio 3 milioni perché io rinuncio a fare regista, rinuncio alle mie chance, rinuncio a mi metto a fare un lavoro che mi ammazza perché fa dietro le produzioni. No, non anzi, c'è neanche gloria. Rinuncio, non c'è gloria, c'è tevi un sacco di accidenti, te vaffa qua a destra e a sinistra e compri a bella. Perciò, e chi se ne frega, ma io sono uomo libero, ve l'ho detto, sono lupo solitario. Ma senti, questo tempo di Charleston, roba tua? Siccome no, in Giulio Spagna, Diamante, col Diamante. Hai girato te? Ma non si può dire queste cose qua, era una coproduzione, io lo spagnolo, se quello non sapendo mettere la macchina, uno glielo deve dire, no? Però per accelerare, mica perché non è, è giusto, l'angolatura è giusta, però se la metti qua, invece di metterci un'ora, ci metti 10 minuti. E quindi? E quindi si metteva qua. Si metteva qua. Pure, e la clinica dell'amore è roba tua? No. La clinica dell'amore no. Io monaca per tre carogne, sì. Sì, quello sì. Questo Ernest Fontan, in realtà è tuo? Metà e metà. Diciamo. Metà, stava lì, insomma, faceva... Poi partiva, andava in Germania a piedi soldi a trovare, allora giravo io. Insomma, capito? Un'altra cosa che poi dopo sì. 5 per l'inferno, quella è stata una pugnalata, lì mi hanno proprio fregato. Lì mi hanno fregato. Questo volevo. Mi dispiace dire. Perché lì sono stati amici, e erano tutti amici miei. E quando un amico te tradisce, si sono appropriati, che gli devi dire? Mi hanno lasciato il nome come soggetto. Invece? E invece c'era l'annuncio sui giornali, tu basta che prendi i giornali dell'epoca, scusa,
ci sono i giornali del settore, no? Lo spettacolo, c'è scritto, c'è annunciato tutto, con chi era, non mi ricordo, sì, Gianni Carco, io ho fatto la sceneggiatura, ho trovato tutto, poi la mia sceneggiatura, c'era proprio niente a che vedere con la loro, guarda. E perché ti hanno fatto fuori, sai? Per i soldi, perché il coproduttore voleva Parolini come regista, sì, ecco, voleva Parolini perché ha già fatto un film con Parolini, fatto Sartano, sì. E il noleggio voleva Parolini come regista, sì. Ecco, a me quando mi dissero io il film, io proposi mio fratello per una parte dove io ritenevo fosse giusto, sì, ci stessi, se no non l'avrei assolutamente per tanti, ma se avessi fatto la tema ricoverato. A me mi hanno detto, ah, ma se c'è tuo fratello, tu capisci sempre con tuo fratello, c'è problema. Fa un altro film, non il mio. Io me ne vado. Finirò là. Capito? Io, capito? Se io dico mio fratello, lo dico perché è un attore. E perché lo vedo in quella parte, non perché è mio fratello. Mica faccio il politico io. Io faccio il regista. Ecco. Con una dignità. Si parlava di come ho cominciato, finivano, se no veramente non si finisce mai. E allora l'inizio ve l'ho detto, è stato un ristorante che è stata la mia benedizione e la mia maledizione, perché poi nella vita ce n'ho avuti tre, perciò non è che posso rinnegare la mia provenienza. Poi cinema, perché ecco, alla fine della guerra io sono stato in contatto con Andreotti. Pensa, l'unico forse italiano, naturalmente di una certa classe, insomma, no? Che ha avvicinato Andreotti, che non ha tratto utili sostanziosi, perché io volevo fare il documentarista, insomma, io sono destinato all'epoca come documentarista, e mi diede l'incarico che poi, vabbè, lasciamo vedere, veramente non si finisce più, di fare le riprese in Sicilia delle ricostruzioni della Democrazia Cristiana a seguito della guerra, di quello che era stato distrutto. Io dovevo girare in Sicilia per filmare. Si è andato poi? Sono andato, come vorrebbe, capire, io ho i più bei ricordi della Sicilia, per me io non tornerei mai più in Sicilia, per quanto sono stati belli quei ricordi che erano nel 52, che era una cosa del genere, nel 48, non mi ricordo più. Bellissima la Sicilia, me la sono girata tutta e non avete idea di io ho girato il mondo, per esempio adesso quello che sta succedendo nel Golan, in Siria, a cavallo lì dove stanno i curdi, alla frontiera fra la Turchia e la Siria e Compervella, io ho dei ricordi spaventosamente belli. Chi c'è fatto l'ultimo aereo? Lì ci ho fatto quelle sette là, no, quelle no, sette carogne là, quello delle carogne. Io Monaca tre carogne. Io ho girato lì a Van, ho girato al confine dove c'era il Monte Ararat davanti, avete lì, lo stupendo. E la gente di quei posti là, come si fa a parlare che sono assassini? Talmente poveri, talmente ignoranti, che non. Se tu gli dici no perché la democrazia, quelli non sanno niente, quelli quando noi arrivavamo uscivano le persone anziane insieme in fila con i bambini che venivano a portarmi le focacce, la piagne, e mi toccava mangiarle, perché se no era un'offesa, io sì, ero regista e lo mangia io, perché là ti no. Capito? Ecco, c'è un nodo in gola. Non capisco questo odio che c'è in giro, le cose, con Bella. Vabbè. Senta, chiudiamo lì. A quali film sei più affezionato? A quello che non ho fatto. A chi è stato quel grande maestro che ha detto al dipinto che non ho dipinto? Vabbè, però. Io ho dei progetti, avevo, perché poi che c'ho. Avevo dei progetti nel cassetto, ho dei progetti nel cassetto che non sono più progetti, ma sono ricordi, va bene, di film veramente impegnati, perché per fare un film impegnato non devi avere la moglie, nel senso che non devi avere famiglia, non devi essere legato, devi essere libero di soffrire,
non libero di godere, libero di soffrire, perché se vuoi fare quella cosa e non devi mangiare, non devi mangiare. Non è che per mangiare non fai quella cosa a cui aspiri, capito? Questo è il più grosso delitto che un autore possa fare a se stesso, è un suicidio. Io approfitto dell'occasione per confessarmi. Capito? Mai, se uno ha un'idea, la deve, chi se ne frega, molla tutto, famiglia, devi essere solo te e la tua idea. Questo è il principio. Io non l'ho seguito. Va bene, perciò il mio più bel film io non l'ho fatto. Io ho fatto dei film dove ho cercato di mettere dentro la mia passione, la mia cultura, il mio gusto, la mia sensibilità, le mie capacità e competenze. E riportare i soldi a casa. E riportare la cosa prima è stata. Io non ho mai fatto fallire un produttore. Con me i produttori si sono salvati. Oggi io non ho salvati pochi dei film. Oggi è zompato, ma perché lui non zompa lui? Perché io vabbè, capito? Sì. Perciò io rispetto i soldi quando sono degli altri, i miei forse non me ne frega niente, ma quelli degli altri non sono stato mai capace, forse perché abituato romano, io dico sempre questo romano, perché i romani sanno tutto quello che vi pare, ma sono molto onesti, sono profondamente onesti. La razza romana è profondamente onesta. C'era l'attore quell'americano che lavora nel film Guida la Colomba, no quello Berger, tedesco, William Berger. William Berger, che è grossissimo, io ho un bene nell'anima, come un figlio gli voglio bene, e un giorno gli dissi, dico, ma me lo vuoi spiegare perché voi americani, noi italiani siamo partiti sempre con l'idea di andare in America, perché in America era, diciamo, il coronamento di un sogno, il raggiungimento di un desiderio, voi americani arrivate a Roma e non vanno di più, mi fate capire questa discrasia, questa, perché? Cioè, allora posso dire una cosa, cioè, ti faccio un esempio, dice, vieni, dice, se io vengo a Roma e non sono lì, ho fame e sono da andare a sbattere la testa e comprare bene, e incontro un amico romano, quello sai che come fa? Dice, ah, come sono contento che t'ho incontrato, tu pensa che oggi è la festa mia, ti cercavo da tutte le parti, ti volevo invitare a pranzo, compri a bere, no ma no, via con me, non di niente, non parlare, vieni con me, vieni a mangiare, ma noi, vieni con me, state zitti. Era così. Meglio le piagne. Perché per me queste cose sono, io me lo so abbracciare, vabbè, se volevamo bene, perché veramente una persona divina. Io ho lavorato con Kinski, che quando hanno saputo che dovevo fare due film con lui addirittura, ma tu sei pazzo, quel gesuista è pazzo, sì. Io con Klaus Kinski mi chiamava papà alla fine, veniva da me, mi si appoggiava a piagne, mi voleva bene nell'anima, non ha mai fiatato, tu hai visto i film, hai visto con che intensità ha lavorato. Lui non si fidava. Il primo giorno che abbiamo fatto la prima inquadratura, come io ho detto, macchina qua, tu metti di là, lui mi ha guardato, non parlo più con te, non mi ha detto più niente, perché lui sapeva mettere la macchina, sapeva degli obiettivi, sapeva del montaggio, campo, controcampo, lucido, capito? Allora se tu non gli dai questa sicurezza a un attore che è un attore, ossia un professionista che vuole fare una cosa dove viene rispettato il suo lavoro, deve essere sicuro di stare nelle mani giuste, perché se stai nelle mani sbagliate, se il pittore è bravo come tratto ma non ci capisce niente come colori, quello parte per fare una cosa in rosa e magari lo fa in un altro colore che è meglio non nominare. Il regista, come dicevo prima, non è. Il regista deve essere prima di tutto un grosso organizzatore, grossissimo, ma anche detto c'è vero. Perché è solo una questione di organizzazione, se tu riesci a fare quella scena del coso là, che lui l'ho convinto a darmi il salone per due giorni, e lui ma perché doveva venire con Bucci, doveva finire il film quello con Kinski, mi pare quello della neve. Il grande silenzio, cioè, e ha finito prima perché ha smesso di nevicare, allora invece di venire
il sabato e venuto il giovedì e gli serviva, gli serviva il sabato. E tu quindi io quel venerdì ho dovuto fare tutto 114-52 in un giorno. 114-52 la ragazza, la script è andata all'ospedale perché il giorno dopo è venuta a cieca via mia. Vero, mica questa è storia, non è poraccia via mia. Mio figlio che mi faceva l'aiuto regista, che dico tu scrivi destra, sinistra, est, nord, sud e ovest. No, sud e ovest. Est, ovest, sud e nord. Allora scrivi, tu scrivi nord, scena 1, nord, scena 3. E io ho girato tutto nord, tu, capito? I quattro angoli, prima i totali, poi i mezzi totali, poi le figure intere, e poi ho fatto i primi piani. Come te ne sei accorto tu? No. Come non c'è stato, non c'è non stato. Poi in montaggio io tutto il mio, come diceva il tedesco, il mio back, e il montaggio, sapevo quello che dovevo prendere, me lo riportavo. Ho fatto abbastanza glorificazione di me stesso? Beh, posso chiude? Possiamo chiudere. Domanda. Non so, parlo di tedeschi. L'ultimo film penso era quello Kaput, Lager, SS. I due film in porno nazi. Cosa vuoi sapere di questi due film? La domanda precisa. Sono curioso. Dimmi la domanda precisa. Ma come è arrivato al genere? Un genere un po' abbastanza strano, diciamo, molto il mio produttore, era il fratello di quel grosso produttore e quel grosso montatore. Merolle. No, Merolle c'era uno solo. Chi è? Il grosso produttore americano ha fatto tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill. Alla Bisio. Il mio produttore era il terzo fratello. Daniele e Eugenio, chi era? Eugenio. Daniele e Salvatore. Allora il terzo. Salvatore è morto adesso. Il terzo Eugenio è primo. E lui era il mio produttore. Mi propose questo film, cioè io ho fatto i due film, non come li voleva lui, tant'è vero che quando poi lui ha fatto dei film che come voleva lui, che a me non me ne fregava niente, non ho fatto più. Ho cercato di dare in due film che sapevo che erano altamente commerciali ed erano fatti solamente come per quelli di là, ma senza inserti di un certo tipo. Ma senza inserti? Senza inserti, inserti ci hanno messi loro. Ma non li hai fatti mai tendenzialmente? Assolutamente, non esiste. Perché io partivo dal concetto che mia figlia era piccola ancora, ma mio figlio era già grandicello e non mi volevo vergognare davanti a mio figlio, cioè lui doveva poter venire in sala e vedere, mia moglie doveva venire in sala, cioè, e vedere mio figlio, magari leggermente spinto, però lo poteva vedere, insomma, non mi dovevo vergognare io, oppure dire sai l'ho fatto perché non avevo i soldi. Sono film che pensi se durante l'interno non l'avrei fatto. Non ho capito, scusa. Se tu potessi ritornare indietro, avresti fatto o no? Boh. Ma ragazzi, se nelle stesse condizioni avrei preso la stessa decisione, certo, se io all'epoca avessi fatto 13 alla Sisa, professionale, facevo film che avrei voluto fare, io senza produttori e senza rotture le scatole intorno, capito? Ma come genere qual è il tuo genere? Io nasco quello. Documentarista e nasco con la prima inquadratura che io ricordo, sono due. Una è una locomotiva che entra dentro una stazione ferroviaria. Lumière. È azione, no? Abbiamo visto di... Quello è il cinema. Il cinema non è l'occupazione mentale, psicologica, analitica, catastrofica, capito? E l'altra? Dopo ti puoi divertire, perché dato che se ne fanno 2000, 100 possono essere godici, 100 possono essere... Però il film vero azione. È azione. E l'altra? Come? E l'altra quadratura che dicevi? Erano due. L'altra era il cowboy. Il respiro, le musiche americane sui film western sono tutto, sì. perché io ho i rizzottolani su questa qui, c'è una musica che apre proprio, tu vedi gli aerei che partono e la musica parte insieme agli aerei, ti dà, ossia anche la musica racconta. Allora io lavorare con queste persone
dove c'hai una fusione, una, come dire, un intreccio di la pensiamo uguale, insomma, lo dici te, lo dico io, diciamo, l'ho detto io, era una stronzata, l'hai detto te, ma lo pensi. A te ti è piaciuto farlo il cinema? Ma scherzi, io sto soffrendo come un matto, io qui farei, no? Ragazzi, poi dice, ma tu dice, eri regista? No, io non ero regista, io sono nato regista e sono ancora regista, non ce lo metterà ex regista, non ce lo metterò. Ma non tutti erano in grado di essere sia produttori, sceneggiatori, abbastanza raro però, se detto, perché non è che tutti riuscirono a fare. Vedi, sono io abbastanza originale in questo. A me mi è mancata una cosa importantissima nella vita per fare successo: ambizione. Questa è la parola proprio tremenda, che se tu sei ambizioso e bravo, ovviamente dietro c'hai le doti che sei, tu sfondi, perché fondi. Se tu invece non sei ambizioso, sei modesto e ti sei accontentato e ti sei accontentato e ti sei fregato da